Tu ci sarà Mario, un mezzo nodo diventa nemmeno. Mezzo nodo. Mi ha tolto il vento, visto come mi ha superato adesso. Non posso fare niente. Ma mo lo piglio, asse lo piglio. Ho tirato troppo presto. Alinghi si sta rifacendo sotto, guarda, guarda. Splendida regata fino adesso. Il vento costante ha permesso un buon contatto fra le due barche. Mi sto facendo il commento. Sì. Vai tranquillo. Splendido incrocio, tanto ha recuperato Alinghi. Lo so, sono nel equipaggio di Alinghi.
Ma gli fa lo scherzetto pure Alinghi. Tiè. Ci copro io, mi per. Andato troppo in là, una rossa è andato molto oltre la play line. Se guarda l'ultimo lato di poppa, anzi no, penultimo lato di poppa. Alinghi, grazie a una manovra, all'esperienza dell'equipaggio, è riuscito a passare in testa. E però che la barca italiana sta guadagnando terreno. Alinghi va in copertura. Quindi sta già iniziando l'equipaggio Alinghi a prova a tirare sul fiocco per l'ultimo lato di bolina. Si stanno lamentando molto con la direzione gara per le onde di scia delle barche spettatori. Ovviamente infastidiscono notevolmente. Ecco Alinghi che stramba. Andiamo, vediamo il tempo di stacco. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 13 secondi all'ultima boa di poppa. Ecco Alinghi stramba per andare in copertura. Improvviso cambio di vento. Improvviso cambio di vento li porta in parità. Incredibile, incredibilmente, signori. Ecco le due barche appaiate di bolina. C'è stato un giro incredibile di vento. Comunque ancora l'equipaggio di Alinghi è in copertura sulla luna rossa. Sta controllando la situazione.